buongiorno a tutti e benvenuti. E ringrazio le persone che sono venute anche da fuori e mi fa piacere aver conosciuto molti degli autori che si sono iscritti al nostro premio letterario. Due parole sulla casa editrice: noi nasciamo un paio di anni fa, diciamo, e già abbiamo pubblicato una ventina di titoli, da romanzi a poesia, a narrativa, e quindi siamo veramente orgogliosi di questo. Questo è il nostro primo premio letterario nazionale, e il mistero del Moai, appunto. E, il mistero del Moai perché? Perché la nostra origine, noi siamo del paese vicino Viterbo, a 7 km, si chiama Vitorchiano. E nel nostro paese c'è il primo Moai, la statua, appunto, le famose statue dell'isola di Pasqua, il primo Moai costruito originale fuori l'isola di Pasqua, è l'unico al mondo. Sono venuti una quindicina di anni fa gli abitanti dell'isola di Pasqua nel nostro paese, Vitorchiano, perché abbiamo fatto un gemellaggio, e siccome la nostra pietra, il nostro paese è costruito sul peperino, e la pietra del peperino è molto simile alla loro pietra, e praticamente sono venuti, abbiamo estratto dalle nostre cave dei massi di peperino e loro li hanno scolpiti, hanno creato il Moai circa di altezza di 4 metri. Dopodiché hanno fatto il rito propiziatorio e è stato posizionato il Moai nella piazza centrale del nostro paese. E quindi, essendo l'unico esemplare originale al mondo fuori dell'isola di Pasqua, noi teniamo proprio a questa statua, che è diventato un personaggio del nostro paese, come fosse un abitante. E quindi ci ha affascinato la sua storia e siamo orgogliosi di averlo, appunto, nel nostro paese, e quindi per rendergli omaggio abbiamo creato la nostra prima edizione del nostro premio letterario, proprio dedicato al Moai, che poi porta bene, porta fortuna, quindi speriamo, insomma, che sia di buon auspicio anche per noi, ecco, quindi anche per il fatto che porta fortuna. Si dice, appunto, che se si tocca l'ombelico del Moai, si accarezza, porti bene. Noi prima di venire qui siamo andati. Allora, buongiorno a tutta la platea così numerosa. Devo fare i complimenti al dottor Raffaele Dorazzi, alla carissima Serena e quindi alla casa editrice che, appunto, oggi ospita e quindi rappresenta una culla di una start-up di carattere culturale sul territorio viterbese. Io, come operatore, diciamo, del mondo della scuola, essendo segretario generale della UIL Scuola del territorio viterbese, sono onorata di essere accanto alla casa editrice Serena, rappresentata, appunto, dalla famiglia Dorazzi, che accoglie nuovamente un progetto culturale che il territorio viterbese, così ricettivo, sicuramente sarà in grado di accogliere, raccogliere e proseguire nel tempo. Quindi è chiaro che l'augurio è quello che oggi sia soltanto l'inizio di un percorso importante di carattere nazionale, quindi una piattaforma culturale, progettuale, condivisa, e dove noi tutti oggi, attori, partecipanti, registi, spettatori, possiamo dare un contributo così vivido e fertile come mi sembra che sia stato dato fino adesso. Vorrei passare la parola invece al dottor professore Amedeo Bazoffia, spendere due parole su di lui. Lui è docente universitario fra Viterbo, quindi Università di Studi Ratuscia, nonché diverse facoltà di Roma. È considerato oggi uno dei massimi esperti in comunicazione pubblicitaria e aziendale, è consulente quindi anche per le istituzioni e le imprese. Io ho partecipato, insomma, ad una sua conferenza un po' di tempo fa, sono rimasta positivamente colpita, quindi le faccio i miei complimenti di persona e due parole su di lei, grazie. Grazie, ma prima di parlare di me, più che altro vorrei ringraziare la casa editrice, mi associo con la collega, e ringraziare tutti voi che siete venuti qui oggi. Al di là di, diciamo così, di facili parole,
l'idea di creare un premio letterario a Viterbo, io lo trovo, nel viterbese io lo trovo uno degli aspetti fondamentali, perché è una realtà che ha bisogno di cultura, quindi bisogna salutare con fervore l'idea della nascita di una casa editrice, perché dà possibilità alle giovani menti, soprattutto di Viterbo, di poter trovare un punto di riferimento per poter diffondere delle idee. La cultura è fatta di idee e da questo punto di vista il mettere un'idea sull'altra, scriverla, razionalizzarla e poi avere il piacere di poter toccare questo oggetto, no? Per me con la digitalizzazione in qualche maniera ha assunto un valore, un profumo, un sapore che certamente ricorda il passato, ma allo stesso tempo è estremamente moderno, no? Chiunque ha il piacere di leggere sa benissimo che un monitor, un computer, io su questo non sono d'accordo che si legge poco, in realtà si legge moltissimo, se noi andiamo a calcolare i post su social network, i nostri sms, i messaggi, la scrittura, forse la nostra è una delle società che scrive di più e legge di più. Ma il problema qual è? È la certezza della fonte, questo si è perso in qualche maniera. Ecco, una casa editrice che fa una selezione, una valutazione delle idee di ciò che, di chi scrive, e anche un premio letterario in qualche maniera è una validazione di questo, ha uno spessore, ha un valore, perché nasce nell'ambito della certezza della fonte, cosa che invece la digitalizzazione in qualche modo si sta perdendo, no? Spesso io mi incuriosisco dal leggere la stessa citazione attribuita a un autore piuttosto che a un altro, perché evidentemente non c'è più questo tipo di consapevolezza. Parola all'ultimo membro della giuria, che è Giuseppe Rescifina, giornalista, scrittore, autore di testi teatrali, è stato direttore del Corriere di Viterbo, ha scritto per il Giornale di Sicilia, siciliano d'origine ma vive nel viterbese che ama profondamente, e ha scritto uno dei libri più famosi per quanto riguarda la casa editrice Serena, che è Dante e la Tuscia, ossia una bellissima ipotesi suggestiva di connessione fra quello che erano la Divina Commedia, alcune sfaccettature della Divina Commedia e l'ambiente viterbese. Vorrei che tu spendessi due parole per noi, grazie. Per quanto riguarda invece questo concorso, devo sottolineare innanzitutto la partecipazione di molte persone provenienti, quindi, delle opere da tutta Italia. Una fatica che è stata tantissimo, perché le opere presentate sono tutte pregevoli, interessanti, anche se è necessario ovviamente fare una graduatoria, questo non significa che le altre, quelle che non sono premiate o sono segnalate, non abbiano una particolare importanza. Ogni opera, ritengo, letteraria ha un valore fondamentale, che è quello di testimoniare nel campo della letteratura e dello scritto una propria, ecco, una propria documentazione. Lo dice anche quello che abbiamo visto due giorni fa andando con Raffaele Dorazzi a Roma, dove ancora in corso, si conclude oggi la fiera che si chiama Più Libri, Più Liberi, fiera per le medie e piccole editorie, con 340 case editrici partecipanti. Quindi direi che la presenza in Italia delle piccole e medie case editrici è notevole ancora. Non ci sono le grandi, non c'erano in questa fiera le grandi case editrici, però sapete che approdare alle case editrici per ottenere la pubblicazione di un proprio testo significa percorrere qualcosa di un po' impegnativo, molto impegnativo, anche perché le grosse case editrici guardano molto più all'aspetto commerciale, mentre se le case piccole e medie tengono anche, soprattutto, e lo dico anche in difesa della casa editrice Serena, alla qualità del testo. Un'operazione che continueremo, mi auguro, a fare, anche perché, ecco, ho avuto l'incarico di essere uno dei consulenti della casa editrice. Ecco, grazie e adesso. Allora, grazie Giuseppe. Prima di iniziare le premiazioni, volevo dire
che i premi verranno consegnati anche alle persone che non sono presenti. Quindi ci tengo a dirlo perché spesso questo non accade. Quindi anche se il vincitore sarà non presente, riceverà comunque il premio. E per i finalisti abbiamo fatto un ricordo appunto del premio, e quindi lo riceveranno comunque anche chi non è presente. Grazie. Siamo a concomitanza con il maestro Fabrizio a ultime premiazioni. Grazie. Fabrizio Rocioni per il secondo e il primo classificato. Secondo classificato Claudio Crepaldi con Il figlio non voluto. Direttamente il primo, quindi, Daniele Emilli Maggi con L'enigma del clochard di Porta San Vitale. La motivazione. Opera di grande perspicacia ed intensità, si distingue per la corta visione dell'insieme con una capacità descrittiva che obbliga il lettore ad andare fino in fondo. Un romanzo di ottimo livello narrativo e di spessore. Complimenti! Allora, alcune cose prima di congedarci e di andare a chi rimane a pranzo. Io vorrei, se gli autori che si sono classificati, dire due parole, gradirei, quindi soprattutto i vincitori, se volessero quantomeno portare un saluto alla platea, ben venga. Prego. Sia i tre vincitori sia chi si è classificato primo, secondo, terzo e quarto, anche finalisti, qualcuno che volesse dire una propria opinione, esprimere un qualche cosa. E prima di congedarci volevo anche dire un'ulteriore cosa. Per quello che ci riguarda penso che sia andato tutto bene alla perfezione, però mi volevo scusare con qualcuno perché noi abbiamo lanciato il premio dando una data di scadenza e poi l'abbiamo prorogato. Ripeto, purtroppo è stata la prima edizione, abbiamo avuto degli inconvenienti, però alla fine siamo riusciti a portarlo a termine. Quindi mi scuso per i rinvii che ci sono stati, mi auguro per la fase successiva non ci siano più. L'altro aspetto, chi si ferma a pranzo, se poi si avvicina un attimo a me, do a loro il bigliettino per il pranzo. E inoltre, siccome abbiamo preparato diverse buste, le abbiamo date ai finalisti e ai vincitori, gli accompagnatori, se volessero prendere la busta omaggio, ci sono due libri della casa editrice, in fondo c'è anche uno stand con gli altri libri della casa editrice, quelli chi volesse acquistarli, oggi li diamo con il 30% di sconto, se qualcuno è interessato agli altri titoli. Ok, è più tardi, grazie. Allora. Io non ho molta voce. Io devo ringraziare la commissione e Raffaele Donazzi questo premio. E sinceramente non mi aspettavo. Scrivere una poesia è qualcosa che senti dentro, hai bisogno in qualche modo di esprimerti, e non è una cosa molto semplice, perché diciamo l'artista ha bisogno anche di uno spazio, anche di uno spazio lungo, un po' segreto. In quel momento non ha diciamo, condividere con tutti, e quindi diciamo, non so scrivere queste piccole rivelazioni che in qualche modo vengono apprezzate anche
da tutte le persone, è molto importante per noi, parlo per me e anche per tutti. Grazie. Grazie. Vado io. Grazie alla giuria, sono lietissima di questo premio, anche perché è stato in fondo un premio per i miei ragazzi, io insegno e questo premio vorrei proprio dedicarlo a loro. Questo libro era nato quando ero rientrata ad insegnare dopo anni di giornalismo e quindi mi fa particolarmente piacere averlo ricevuto, perché credo che la scuola sia il veicolo culturale maggiore e da cui si possano trarre i maggiori insegnamenti che si portano avanti per tutta la vita. Quindi grazie a tutti quelli che mi hanno premiata, sono davvero molto contenta. Io vorrei dire grazie soprattutto alla casa editrice Sarena, perché è importante che esista la casa editrice, e vorrei dire grazie alla giuria, mi ha fatto un grande regalo, mi ha fatto realizzare un sogno, il sogno della mia vita, poter raccontare attraverso una storia inventata fatti magari anche vissuti, gli anni del terrorismo, gli anni bui dell'Italia, e questi li ho voluti raccontare, quindi grazie ancora. Grazie a lei. Non posso esimermi anch'io dal dire grazie, ma più che altro da dare il massimo augurio a una piccola nuova casa editrice che è riuscita subito, dopo così poco tempo, capito, neanche 2 anni, a organizzare un premio letterario di questo livello, di questo spessore, di questa qualità, anche con tanto pubblico, perché obiettivamente muoversi a dicembre non è molto facile. Quindi quello che dico, oltre a grazie, è un augurio di continuare ad andare avanti così, cercando di premiare sempre e comunque la qualità, perché tutti noi sappiamo che quello che conta purtroppo sono le regole di mercato, quello che si vende e non si vende. I libri vengono costruiti moltissimo sulla base di chi poi li andrà a leggere, se poi è spazzatura ma piace, ben venga così, perché purtroppo è pecunia e insomma non ho lettera. E allora quello che è importante, come era stato detto prima, le piccole case editrici hanno un valore, quello di riuscire a portare la cultura, perché purtroppo i grandi questo non lo possono fare, perché devono pensare esclusivamente ai bilanci e non possono rischiare. Non possono rischiare sul nuovo, perché i vecchiatori garantiscono sempre e comunque la fidelizzazione del cliente. E quindi quello che concludo è augurare sempre di riuscire a scrivere quello che si crede, i valori in cui noi crediamo, e speriamo sempre di trovare delle case editrici che non stanno soltanto a fare un mero discorso di bilancio, ma che guardino il testo, se è buono, se è valido, se esce da una ristretta cerchia di amici, di sentimenti, se invece riesce a diventare qualche cosa di più grande, qualche cosa di universale, qualche cosa che supera l'autore stesso. Grazie. Grazie. Anche io mi chiamo Antonio Galeone e volevo ringraziare la giuria e la casa editrice anche per l'atmosfera, insomma, che sono riusciti, e anche la location per l'atmosfera che appunto si è riuscita a creare. Io, diciamo, di fatto ho un lavoro da informatico, però mi è sempre piaciuta la scrittura e la letteratura. 30 anni fa avevo scritto un libro di racconti e in questi 30 anni ho stratificato altri scritti in tutto questo, sorta di medioevo, e quindi ringrazio la giuria appunto di aver colto anche lo spessore, se non altro, anche degli anni passati in questo libro. E niente, auguro alla casa editrice il bene maggiore. Grazie. Fra l'altro adesso sto scrivendo anche qualcos'altro, tipo un romanzo, magari lo potrò proporre. Grazie. Sì. Grazie. È vero, come dicevano prima, che senza gli autori non esisterebbero le case editrici, ma è vero anche il contrario, che senza le case editrici gli autori non potrebbero trasmettere i loro pensieri.
Il libro e l'opera è stata dedicata ai 5 miei nipoti, Davide, Giordano, Gianluca, Giulia e Elisabetta, ma è dedicato anche a tutti i ragazzi del terzo millennio, perché pone in primo piano il problema che stiamo vivendo nel mondo attuale, cioè la biodiversità della natura, che è un aspetto da prendere in grande considerazione. Comunque ringrazio la giuria del bellissimo premio e sono contenta che sono state recepite i miei pensamenti, le mie intenzioni. Grazie di nuovo. Grazie a lei. Bravo! Allora, io sono, essendo il figlio di una scrittrice, l'aiuto, le do il mio parere sulle storie. In pratica lavoriamo quasi sempre insieme, ci diamo spunti, elaboriamo le idee e poi se ci sembra adatto e se ci sembrano adatte elaboriamo una storia. E quindi per questo sono molto felice del risultato che siamo riusciti a ottenere adesso. E vabbè, ringrazio sempre molto la giuria e ringrazio anche il vescovo di aver spiegato a tutti alcuni aspetti che non conoscevo, perché adesso sto insegnando a scuola e vabbè. Bravo. Ora ecco, non volevo che l'amico dottor Scifina concludesse anche come consulente della casa editrice questa giornata. Un'ultima considerazione volevo fare soltanto. La nostra casa editrice veramente porta avanti il libero pensiero di tutti, quindi tutte le opere che sono arrivate sono state tutte eccezionali. Ma perché dico questo? Perché io spesso ho partecipato anche a premi letterari dove c'era la corsa da parte delle case editrici per far vincere uno o un altro. Noi questo non lo faremo mai, quindi abbiamo sempre scelto liberamente e porteremo avanti sempre questa valutazione. Tanto per farvi grazie. Da noi, in tutti gli elaborati che sono arrivati, abbiamo selezionati, oltre ai finalisti, ai vincitori, sono arrivati tanti altri elaborati che onestamente, secondo la valutazione della giuria, non c'era, diciamo così, io dico la stoffa per entrare quantomeno tra i finalisti. Quindi noi andiamo avanti con questo libero pensiero che vogliamo sempre esprimere, soprattutto perché la nostra nazione ha veramente bisogno di chi porta avanti un pensiero non assoggettato alla logica del potere, alla logica della politica, alla logica di tante altre cose. Grazie di nuovo e la conclusione alla dottoressa. Sì, vorrei concludere dicendo il famoso detto: siamo piccoli ma cresceremo. Lo dico anche fisicamente, perché insomma, è una cosa molto speranza. Però ecco, vorrei sottolineare la dinamicità che esiste nel mondo della letteratura e nel mondo anche qui che è attorno a noi. E per questo vorrei nuovamente ringraziare Patrizio Pacioni, che è anche il direttore artistico di un festival che si svolge a Giulia 9, si chiama Giulia in Giallo. Vorrei ringraziare Elena Cacciatore, che è appunto anche animatrice di questo premio letterario Romiti, che ha avuto l'anno scorso, quest'anno la prima edizione e già si ripropone per la seconda. E ecco, cosa dire, ringraziare tutti voi, perché la vostra presenza è già garanzia per il futuro, per questa casa editrice giovane, ma che è impegnata, come ha detto Raffaele Dorazzi, a difendere la cultura pura, al di fuori da tutti quelli che sono i meccanismi culturali che condizionano
la vita culturale italiana. Grazie. Grazie a noi, con un grande applauso alla nostra presentatrice. Grazie.